Grazie, se gentilmente prendete, posto, benvenuti a questo ultimo panel a più voci che conclude il workshop della Fondazione Luigi Einaudi Intensa nella giornata di oggi. Abbiamo intorno al tavolo Fabio Armao, Pier Virgilio D'Astoli, interverrà Viviana Mazza, che poi la recluteremo, Ugo Panizzi e soprattutto vicino a me Domenico Siniscalco. Il tema è il multilateralismo e la possibilità di un suo rilancio di fronte a un ordine internazionale che si sta disgregando. Faremo un rapido giro di interventi, poi magari ascolteremo anche interventi del pubblico prima di conclusioni al riguardo. Allora, io inizierei da Fabio Armao. Grazie. Sono qua, quanti minuti ho a disposizione? 5? Io direi, insomma, 5 minuti. Va bene. Ma io mi limito a fare delle osservazioni anche sulla base delle relazioni che ho seguito. Stamattina ho saltato un pezzo perché ero a lezione, quindi chiedo scusa ai colleghi che non ho potuto seguire. Stamattina abbiamo iniziato evocando più volte Karl Polanyi. Allora anche io voglio prendere spunto da questo autore per presentarvi molto rapidamente un quadro che è ancora più pessimistico di quello che è emerso nel corso della giornata. Polanyi, uno dei passaggi più significativi di questo libro straordinario, riguardava il fatto, l'ipotesi dell'assoluta inconciliabilità tra mercato, autoregolazione del mercato e società. Per cui diceva, c'è una sorta di altalena, ci sono dei momenti in cui storicamente prevale il mercato autoregolato, ma il mercato autoregolato prima o poi viene contestato dalla società perché provoca danni alla società, allora la politica deve intervenire. E quando la politica deve intervenire può essere un problema. Lui in questo modo spiegava il crollo delle strutture, diciamo, ottocentesche dello Stato e la nascita dei totalitarismi e quindi anche delle guerre mondiali. Secondo me aveva ragione. Effettivamente questo è quello che succede all'inizio del Novecento, la guerra dei trent'anni, il totalitarismo, la guerra dei trent'anni. La guerra è, spiace dirlo, anche la soluzione a questa crisi, perché fa 85 milioni di morti tra militari e civili, ma rilancia in qualche modo l'economia e rilancia il processo di industrializzazione. Per un po' si vive tranquilli. Poi, come osservava stamattina Parsi nel suo primo intervento, arriva il 68, cioè un momento in cui la società cerca di far emergere le proprie esigenze, ma la risposta qual è? Bretton Woods, la fine di Bretton Woods, quindi una risposta che è assolutamente in antitesi con quelle che sono le domande della società. E lì inizia una nuova fase, diciamo, critica, che culmina, secondo me, poi nell'89, nel classico 89, che provoca una crisi dirompente che io oramai interpreto come anche la fine della diarchia Stato-capitalismo. Per 5 secoli eravamo stati abituati a vedere questa comunque combinazione, appunto, anche nei termini di Polanyi, tra gli attori statali, i governi statali e come principali partner del capitalismo, dall'89 non è più così. Questo ha degli aspetti positivi, non c'è stata una guerra mondiale. Adesso non voglio, come dire, essere smentito, spero di non essere smentito nei prossimi anni, non c'è stata una guerra mondiale, ma quello che si è realizzato è un processo crescente di frammentazione, di privatizzazione che ha investito tutte le dimensioni, dalla politica, l'economia era già ampiamente privatizzata, persino la guerra con la proliferazione degli attori non statali della violenza. Che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori un quadro estremamente più articolato e complesso di quello già sufficientemente complesso emerso nel corso della giornata. È molto più difficile da decifrare. Io oramai anche nei miei corsi parlo agli studenti di un internet, di un web in particolare, di un World Wide Web che si è inverato in una rete sempre più complessa di gruppi
io uso esplicitamente il termine clan oramai, di gruppi a base clanica che agiscono a livello territoriale nei campi più diversi, costituiscono dei network di clan in grandi amministratori delegati delle grandi corporation, costituiscono dei network oramai i rappresentanti delle istituzioni anche a livello regionale, nel senso anche proprio letterale, sono quelle che Eisenstadt e Roniger chiamavano relazioni interpersonali ritualizzate. Si conoscono tutti, frequentano gli stessi posti, a volte lavorano letteralmente negli stessi uffici. Questo costituisce una trama estremamente complessa da decifrare, ma che pure condiziona enormemente e sempre di più la politica, l'economia e la società. Siamo entrati, non esito a dirlo, per me in un'età delle oicocrazie. Ho coniato questo neologismo per dire esistono sempre più dei regimi che gestiscono potere e che però sono basati non più sul demos, sul popolo, ma sull'oikos, che vuol dire appunto, andando all'etimologia originale, ovviamente l'economia domestica e quindi la dimensione privata, ma vuol dire letteralmente anche appunto clan. Facile da analizzare, facile da decifrare? Assolutamente no, però le scienze sociali dovrebbero attrezzarsi sempre di più per rendersi conto che nella realtà, nei territori, è questa la gestione del potere. Voi ve ne accorgete da tanti sintomi sgradevoli, per esempio la rinascita della leadership carismatica in politica, nelle democrazie oltre che nei regimi autoritari. Tutti i dati economici che vi parlano appunto di un accentramento crescente delle ricchezze, ci sono i dati del Credit Suisse che sono sempre più impressionanti. Appunto, la proliferazione sui territori degli attori non statali della violenza, non ci sono più, per fortuna, guerre tradizionali, interstatali, eccetera, ma c'è una proliferazione di guerra endemica, quasi quotidiana, che però incide sulla vita e sulla qualità della vita oramai di miliardi di persone. Soltanto una battuta, questo ha due ulteriori conseguenze. Intanto, l'importanza crescente della geografia, che è un altro filo rosso importante di tutte le vostre presentazioni. Quanta geografia c'era nelle vostre presentazioni? Eppure noi politologi in particolare continuiamo a snobbare la geografia. Di quanti territori avete parlato? Un altro aspetto assolutamente implicito: quante città? Prima vedevo in particolare nella relazione di Gabusi, la Belt and Road Initiative, lui non parlava di stati, parlava di snodi urbani. Quindi la città è tornata ad essere protagonista di tutte queste dinamiche, molto spesso bypassando completamente la dimensione statale. Ovviamente per prime le città, quelle che Sassen chiamava le global cities. Pensate a come in questi giorni la situazione in Gran Bretagna, quanto è contrastante l'interesse del primo ministro con quello del sindaco di Londra. Cioè la situazione di un paese, la Gran Bretagna, che decide di andare verso la Brexit, quando la città di Londra avrebbe tutto da perdere da una scelta politica di questo genere. E quindi una crescente importanza delle città, quelle globali in prima battuta, ma poi tutte le altre a seguire. E poi un terzo aspetto che enuncio soltanto, che io trovo da non giurista impressionante, è che è proprio quello giuridico. C'è una crescente Babele giuridica, che non è soltanto determinata dal fatto che è aumentato enormemente la produzione giuridica internazionale, e per fortuna, ma che c'è una prevalenza oramai di una quantità incredibile di diritti privati rispetto al diritto pubblico. E questo sta creando dei problemi enormi anche nella comunicazione, per esempio a livello regionale e multiregionale. C'era, adesso non lo vedo più, Finizio che aveva fatto quella, parlando del multiregionalismo in Africa, aveva dato quell'immagine appunto della tazza di spaghetti. E beh,
Pensate cosa vuol dire dal punto di vista giuridico gestire una situazione di questo genere in cui voi vi dovete confrontare con i diritti interni dei paesi africani, col diritto internazionale, con magari col diritto comunitario nel momento in cui si interagisce col diritto comunitario, ma dove poi però le interazioni riguardano molto di più interazioni contrattuali di tipo privato piuttosto che di tipo pubblico. Io mi limiterei a queste considerazioni di partenza. Grazie a Fabio Amaro per questi spunti interessantissimi sulla riaffermazione dei clan e delle singole comunità rispetto alle entità statuali. Secondo me è uno spunto interessantissimo e fra l'altro è molto aderente a quanto stiamo assistendo. Pier Virgilio D'Astoli. Grazie intanto dell'invito, ho sentito con molto interesse tutte le relazioni da cui è emerso, diciamocelo pure, una visione, diciamo così, che era più concentrata sulla seconda parte del titolo, cioè quella che viviamo in un mondo non che si disintegra, ma che è disintegrato, piuttosto che l'aspetto, diciamo così, delle opportunità del multilateralismo regionale. Mi sforzerò, se volete, dato sempre in 5 minuti. Di vedere se invece, per usare un'espressione che è stata utilizzata in questi ultimi due mesi in Italia, se ci sono dei segni di discontinuità a livello europeo, a livello internazionale, che ci consentono in qualche modo di avviarci su una strada diversa rispetto a quella del passato. Seppure con qualche ombra, di cui alcune sono abbastanza evidenti, come quella legata alla questione della protezione dello stile di vita, la Presidente von der Leyen ha dato un'indicazione di discontinuità rispetto a Juncker, dal punto di vista dell'organizzazione della Commissione, ma rispetto alle cose che noi abbiamo discusso, che voi avete discusso stamattina e oggi pomeriggio, ci sono almeno un paio di segni di discontinuità non irrilevanti. Il primo è che ha dato ordine in qualche modo a tutti i 26 commissari, poi vediamo se il Regno Unito esce e se i commissari saranno 27, che ciascun commissario deve in qualche modo impegnarsi alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. La prossima settimana sarà presentata all'Unione il rapporto italiano sullo sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile sono in qualche modo un programma di governo. Non c'è un solo commissario che se ne occupano tutti, ciascuno per la sua parte, ma in maniera coordinata. Non è una cosa marginale. La seconda cosa è che il commissario che è incaricato della una volta era la cooperazione allo sviluppo, non si chiama cooperazione allo sviluppo, ma si chiama partenariati internazionali, che è già l'indicazione è diversa rispetto al passato. Perché la von der Leyen, veniva ricordato stamattina quella frase della cancelliera Merkel, che noi dobbiamo a livello europeo batterci per difendere il multilateralismo, l'idea dei partenariati internazionali, che è collegata anche al partenariato pubblico-privato, è legata a questa concezione della difesa del multilateralismo. Sono delle opportunità, vediamo se saranno sfruttate o meno, poi tra l'altro ha cambiato anche il metodo di lavoro rispetto a quello che era stato immaginato da Selmayr per controllare tutta la Commissione con dei cluster che non hanno mai funzionato. Prima opportunità. Seconda opportunità, voi come sapete che il prossimo anno sono i 75 anni dalla fondazione della creazione delle Nazioni Unite. Il segretario generale ha messo sul tavolo il principio non della riforma delle Nazioni Unite, ma tre oggetti importanti. Uno che è quello degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, il secondo è quello della pace e dei diritti, fra l'altro creando un dipartimento che in qualche modo ci toglie dalle pastoie della Commissione per i diritti. Il terzo è quello della gestione, la governance degli Stati Uniti non funziona, ci sono 19 agenzie, 11 fondi, diciamo per dirla in termini oxfordiano un casino, diciamo, cioè la gestione, il management delle Nazioni Unite è totalmente inadeguato. Ha messo sul tavolo queste tre questioni dicendo ai membri delle Nazioni Unite dobbiamo riparare il discorso, diciamo così, della riforma. E ieri il primo ministro giapponese Abe nell'Assemblea delle Nazioni Unite ha detto dobbiamo riaprire il discorso della riforma delle Nazioni Unite, che come voi sapete si era chiusa per quell'elefante che è la riforma del Consiglio di Sicurezza. Su questa questione c'è evidentemente una responsabilità dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea avrebbe potuto in qualche modo spingere nel senso della riforma se si fosse presentata con una posizione unitaria, in particolare per quanto riguarda la riforma del Consiglio di Sicurezza, cosa che invece non c'è stata per la
nota polemica, soprattutto fra la Germania e l'Italia. Allora, ci sono queste due opportunità che si possono aprire il prossimo anno, su cui bisogna lavorare. In questo momento, mentre noi discutiamo qui al Parlamento europeo, a Bruxelles, si discute della conferenza europea sul futuro dell'Europa, quella lanciata da Macron e rilanciata dalla von der Leyen, la quale ha preso l'impegno di farne in qualche modo uno degli elementi essenziali dell'azione della Commissione per i prossimi 2 anni. È evidente che in questo quadro si pone anche il problema del ruolo dell'Europa a livello internazionale. Allora, tutto quello che noi abbiamo detto va appunto nel senso che l'Europa deve aiutare nella direzione di un multilateralismo regionale, però per far questo, avvio alla conclusione, l'Unione Europea deve essere un buon esempio, cioè per spingere nella direzione di un migliore, diciamo, multilateralismo regionale o di uno sviluppo quello che diceva Telò stamattina, di un interregionalismo ibrido, diciamo, l'Europa deve dare il buon esempio. Deve dare il buon esempio in particolare su 3 questioni. La prima è quella della protezione dello Stato di diritto. Su questo io mi aspetto, la von der Leyen in qualche modo è stata un po' condizionata dal voto di Orban e di Kaczynski, io mi aspetto che su questa questione la Ursula von der Leyen e la Commissione sia molto determinata, perché noi dobbiamo dare a livello internazionale un segnale chiaro e netto, che è quello della difesa dello Stato di diritto. Il secondo è quello delle finanze. Se non ci sono i soldi non si va da nessuna parte. Purtroppo l'altro giorno, nella riunione informale dei ministri delle finanze, dopo un largo dibattito sulla necessità che il bilancio europeo dal 2021, noi diciamo con il Parlamento che il bilancio deve essere 5 anni, non di 7 anni, dal 2021 al 2025 deve essere molto più rafforzato dal punto di vista delle entrate e anche delle spese, alla fine della discussione il ministro delle finanze tedesco ha preso la parola e ha detto: noi come Germania non abbiamo nessuna intenzione di andare al di là dell'1%, cioè il tetto dell'1% non si deve toccare. È chiaro che se la discussione del bilancio si chiude rimanendo al di sotto della cifra attuale non andiamo da nessuna parte. Anche su questo, in qualche modo collegata al tema del contributo dell'Unione Europea anche al partenariato internazionale, l'Unione Europea deve dare un segnale abbastanza chiaro e netto. Sul terzo invece la von der Leyen, qui chiudo, ha dato un segnale molto forte, che è quello della crescita della low carbon zero, in cui c'è un impegno serio da parte della Commissione. Su quello la Commissione Europea, e io spero anche l'insieme delle istituzioni, il prossimo anno si presenterà con una posizione molto coerente in vista, come voi sapete, della COP26, che sfortunatamente si farà a Londra, non si farà a Milano, perché l'Italia non è stata in grado di candidarsi in maniera adeguata a ospitare la COP26. Abbiamo perso questa battaglia, di cui fra l'altro, non per criticare i giornali non hanno parlato di questa sconfitta che l'Italia ha fatto per la COP26. Voglio dire, il prossimo anno noi ci presenteremo al tavolo della COP26 a Londra a novembre con una posizione chiara e netta. Sono 3 aspetti. Quest'ultimo è collegato agli obiettivi dello sviluppo sostenibile: lo Stato di diritto, le finanze, cioè l'investimento, in cui fra l'altro c'è il nostro commissario Gentiloni che deve incaricarsi del piano di investimenti, ma se non ci sono i soldi su che cosa si investe? E il terzo è appunto questo low carbon. Su questi 3 aspetti, se l'Unione Europea si presenta con una posizione chiara e netta, dà in qualche modo un buon esempio rispetto alla necessità che le dimensioni regionali vadano in questa direzione, può aiutare effettivamente il dibattito che si aprirà il prossimo anno in occasione dei 75 anni della creazione delle Nazioni Unite. Io credo che queste sono delle opportunità. Naturalmente le opportunità ci vogliono in qualche modo la volontà politica per portarle avanti, però se noi non cogliamo queste opportunità si chiuderà il 2020 con il rischio appunto di ritrovarsi in un mondo sempre più disintegrato, in cui i danni maggiori potremmo riceverli anche noi come europei. Grazie. Grazie a Pier Virgilio D'Astoli per questa descrizione molto cristallina, direi, delle opportunità e delle sfide che l'Europa ha davanti per ridiventare il protagonista di un possibile rilancio multilateralista. E a questo punto abbiamo Viviana Mazza. Io ho seguito gli incontri della giornata come altri qui. Porto a casa un quadro molto interessante di come il regionalismo
può funzionare in modo anche molto competitivo, cioè modelli diversi, no? I modelli competitivi di regionalismo di cui parlava il professore Telò, cioè di cui hanno parlato altri. Nell'Unione Africana, per esempio, la diciamo cooperazione alla fine a che cosa è servita? A rafforzare i regimi, quindi non ad un vero multilateralismo o comunque non ad una vittoria della democrazia, ma in realtà un regionalismo che poi è un'unione che poi alla fine rafforza i regimi. La Russia fa gli stessi tentativi di regionalismo, però poi lo fa per creare delle sfere di influenza in cui è chiaramente al primo posto. L'esempio della Cina era anche molto interessante, no? A differenza di quello che pensano forse alcuni in America, secondo il modello di Gabusi, in realtà non, diciamo, vuole più essere un polo, poi bisogna vedere se questa è la verità, no? Vuole essere più un polo economico, commerciale, un polo di connettività, o almeno si presenta in questo modo. Insomma, questi diversi modelli di regionalismo e poi il ruolo dell'Europa, che è la grande domanda secondo me, perché secondo il professore Telò l'Europa, facendo degli accordi anche commerciali, sta portando avanti in realtà un modello che è anche un modello positivo, che può essere un esempio per il multilateralismo, cioè facendo degli accordi se ci riuscirà con la Cina, in cui sottolinea l'importanza e la necessità del ruolo dei sindacati, degli scioperi, cioè questi sono valori che vengono portati avanti in un modello di embedded capitalism che il professore presentava. Però secondo me poi alla fine quello che più di tutto emergeva dai vostri resoconti, anche soprattutto nell'ultimo panel, è quello che Obama chiamava storytelling, cioè alla fine anche un po' come lo vendi e anche come presenti questo tuo modello, perché e questo vale anche per il discorso che abbiamo fatto, che facevi tu sull'asse che si è creato Siria, Hezbollah, Iran, cioè in una realtà di multilateralismo in cui gli attori non fanno che violare le regole, e poi bisogna vedere come tu vendi questa tua violazione delle regole, e come riesci a controstigmatizzare qualcuno anziché essere stigmatizzato, e questa capacità di narrare, in realtà attori come la Cina oggi ce l'hanno, attori come la Siria o anche l'Iran, no? Nel momento in cui dice Trump ha violato un accordo che noi stavamo rispettando, hanno questa loro narrazione che fa presa su alcuni, quindi quella è la narrazione che poi risulta vincente. Io non ho un mio discorso, una cosa preparata, ma ho un paio di domande che faccio adesso, se tu mi permetti, e che poi magari mi piacerebbe che dopo che tutti gli interventi, se le reputate interessanti da sviluppare. Una riguarda in realtà il dopo Trump, se ci sarà un dopo Trump e quando ci sarà il dopo Trump, nel senso che quando ho fatto un'intervista sul Corriere a Luigi Einaudi e Matthew Evangelista, e in una delle risposte che Matthew Evangelista mi ha dato, lui diceva: la domanda riguardava, ci sarà un'alternativa a questo ordine transazionale voluto da Trump? C'è un dibattito, esiste un dibattito tra i diplomatici, tra gli accademici, su una terza via che non sia né interventista né isolazionista alla politica estera, una via più multidimensionale? Alla fine della risposta, vabbè, poi vi potete leggere le risposte sul Corriere, vi invito a comprare il giornale. Però a me più evangelista volevo chiedere, alla fine, at the end, in italiano o in inglese? In italiano. Alla fine della tua risposta tu mi hai detto, però se Joe Biden vincerà, in realtà si tornerà ad un ordine che è screditato. Quindi mi piacerebbe che magari, se c'è spazio, si dibattesse anche di questo, di come delle possibili alternative da un punto di vista americano alla politica estera che sta facendo Trump.
E l'altra cosa invece Huntington. Huntington è ritornato più volte in piccoli interventi a margine, no, della nostra discussione oggi. Nessuno ne ha parlato direttamente, ma molti nei commenti ne hanno parlato. Una delle domande che avevo fatto sia a Luigi Einaudi che ai Matteo Evangelisti, e poi non c'era spazio perché ho dovuto tagliare e non ho pubblicato, era questa, cioè: c'è ancora un'influenza delle idee di Samuel Huntington oggi sulla politica estera? E siccome so che Luigi Einaudi ha avuto Huntington come professore a Harvard, volevo chiedergli magari di raccontarci anche in che modo cominciò ad avere influenza e se questa influenza è rimasta. Grazie a Viviana Mazz per le sue osservazioni, anche per le domande a cui i panelisti tenteranno di dare delle risposte. A questo punto, Ugo Panizzi. Ok, grazie per l'invito. Insomma, mentre ascoltavo gli interventi di oggi, ho pensato che ho due vantaggi comparati. Uno è su Hezbollah, perché dicevo a Marina che forse sono l'unico in questa stanza, ma probabilmente uno dei pochi in tutta Torino che ha un quasi parente che è stato membro del Parlamento di Hezbollah, però non so niente di politica. L'altro è economia internazionale, allora parlerò di economia internazionale. La discussione oggi, la discussione più in generale che c'è in giro, è quali sono le cause di questo malessere che vediamo a livello internazionale. E una volta in un meeting con Pascal Lamy, l'avranno detto altri, avrà copiato qualcuno, che chiaramente il sistema multilaterale era molto più facile da gestire quando era unilaterale. Adesso le cose sono molto più difficili. Ma se andiamo di là... Andiamo via di questo, una cosa interessante che ha detto questa mattina Vittorio Emanuele Parsi è che, spero di non trivializzare l'intervento, è che parte ed è alle radici di questa situazione c'è stato un movimento neoliberista che ha messo il mercato al centro di tutto. E Vittorio Emanuele ha parlato di Clinton, di Tony Blair. Io mi ricordo, abitavo negli Stati Uniti quando Clinton è stato eletto, io dicevo a tutti i miei amici che le politiche economiche di Clinton in Europa sarebbero state considerate politiche economiche di centrodestra, non necessariamente di centrosinistra. E penso che ci sia del vero in questo. Però in questa interpretazione della centralità del mercato, di questo cambio di ideologia, e in avanti. Però questa visione, io sono quello che in economia si chiama a regression monkey, mi piace mettere i dati nel computer, schiacciare bottoni e guardare cosa viene fuori. Se uno guarda i dati, questa visione di centralità del mercato è difficile riconciliare con i dati. Se uno guarda ai paesi G7, la spesa sociale come il rapporto al PIL del 1970 era 6-7%, adesso è, devo togliere gli occhiali, attorno al 20%. Il rapporto tra spese pubbliche e PIL negli anni 70 nei G7 era attorno al 33%, adesso è il 47%. È difficile dire che c'è una centralità del mercato quando lo Stato assorbe il 50% del PIL. Sembra strano, no? Cioè, c'è uno Stato che in media nei paesi G7 assorbe metà del PIL e poi dice c'è centralità del mercato. Quindi è interessante chiedersi cosa è cambiato. Qualcosa è cambiato, magari c'è un cambiamento di ideologia, magari c'è un cambiamento... Però gli Stati sono diventati più grandi, almeno dal punto di vista economico. E c'è un bel paper di Danny Roderick, che non è quello sul trilemma, che sostiene un paper empirico pubblicato nel Journal of Political Economics, che sostiene che economie più aperte hanno bisogno di uno Stato più grande, perché economie più aperte sono colpite da shock più grandi e lo Stato serve da stabilizzatore in un certo senso. Sono tanti articoli di Antonio Fatas che fanno vedere che la dimensione degli automatic stabilizer è positivamente correlata con la dimensione dello Stato dell'economia. Allora magari è vero, le economie sono diventate più aperte e lo Stato
è diventato più grande in risposta a queste economie più aperte, ma chiaramente qualcosa non ha funzionato. Se qualcosa non ha funzionato, uno può chiedersi, magari lo Stato non è diventato abbastanza grande, ma è difficile pensare a uno Stato che diventa il 70% del PIL, magari, chi lo sa. Magari dobbiamo lavorare sull'altro margine, magari le economie sono troppo aperte. E qua però ci sono diverse visioni. Farsi parlava dell'apertura a livello finanziario come problema. Se andiamo in Ungheria ci parlano dell'apertura dal livello dell'immigrazione, cioè, Trump parla, preoccupato su tutto, però parla anche sul commercio. Quindi su che margine, se siamo troppo aperti, chiudiamo? E se vogliamo farci questa domanda come economista, tu pensi tutte le volte che intervieni in un mercato devi capire perché intervieni, perché c'è qualche esternalità negativa, c'è qualche distorsione. Se vogliamo intervenire in qualche mercato dobbiamo capire quella distorsione. Ad esempio, per me l'apertura finanziaria, non sono un grande fan, ha dei problemi perché può generare crisi finanziarie, può generare queste cose qua, però a livello strutturale che abbia queste effetto negativo a livello strutturale dell'economia è più difficile capire, magari ce lo può avere, però è difficile capire. Quindi, di nuovo, prima di intervenire, capire quali sono le distorsioni, ma forse la cosa più importante è cercare di capire di avere uno Stato migliore, uno Stato che protegge le persone che sono da proteggere. Finisco con una mia studentessa. E quando parliamo di questi shock, ci sono tanti shock, ma uno shock chiaro è lo shock della Cina. La Cina è un quinto della popolazione del mondo, è entrata nel mercato molto rapidamente, ha cambiato gli equilibri. E una mia studentessa ha fatto una tesi di dottorato facendo vedere che, quello che sembra ovvio, però misurare queste cose è sempre difficile, facendo vedere che le grosse dislocazioni della Cina, dell'entrata nel mercato della Cina, sono stati in paesi che avevano una struttura produttiva più simile a quella della Cina, l'Italia ad esempio, mentre paesi come la Germania, che avevano una struttura produttiva diversa da quella della Cina, hanno infatti avuto dei benefici dell'entrata della Cina. Quindi la risposta non la so, però queste erano un po' di considerazioni. Grazie a Ugo Panizza, e adesso facciamo concludo questo primo giro di interventi a Domenico Siniscalco. Grazie Maurizio. Inizio dal primo intervento, quello del professor Pace, che mi è molto sulla fine dell'ordine economico globale liberale. Mi ha convinto, perché la fine dell'ordine liberale del mondo è sotto gli occhi di tutti, ma mi è piaciuto per il tipo di analisi quando ha spiegato che, a suo parere, quell'ordine in cui tutti siamo cresciuti, perché tutti noi, no, siamo nati nel dopoguerra e siamo vissuti in quel mondo che si andava peraltro affinando e addirittura estremizzando, come discutiamo stamattina, ci sembrava naturale, mentre lui ci spiegava che probabilmente è irreversibile, la situazione attuale è irreversibile e quell'ordine là è irripetibile. Questo non lo so, non lo sa nessuno evidentemente, è una domanda retorica per sostenere, però è la domanda rilevante da fare. Ma cos'è andato storto? Cos'è successo? Allora, sono stato proprio questo weekend a Parigi a un dibattito della New York University, che era a Parigi, sul populismo e la fine della globalizzazione. L'analisi era la TUS, cioè la grande crisi finanziaria e economica globale ha portato disuguaglianza, ha portato la rottura dell'ascensore sociale, ha portato all'emarginazione di interi mercati. Basta fare il giro di Torino per vederli gli effetti della globalizzazione, non c'è bisogno di andare a fare dei casi dall'altra parte del mondo. Dicevo, gran parte di questi studiosi francesi, peraltro, quindi sempre un po' radicali nelle loro opinioni, sosteneva che la colpa era di fattori economici, l'altra metà sosteneva che era di fattori culturali, e cioè la fine della fiducia, la fine dell'altruismo, la fine dell'interesse nel bene altrui, perché, come tutti capite, l'ordine multilaterale, liberale, globale funziona
nel mondo in cui mi interessa il benessere collettivo, non il benessere mio personale, che invece porta ad altre conclusioni. Ora, io mi sono trovato un po' a disagio e ho fatto anche un po' di polemica, perché secondo me i motivi di carattere economico e i motivi di carattere culturale sono strettamente collegati. La gente smette di avere fiducia, interesse, eccetera, eccetera, quando viene colpita nei propri interessi. E questo è probabilmente quello che è successo. Quelli che erano lì, Daniel Cohen e altri, hanno pubblicato un bel libro in francese sui populismi, che è uscito 10 giorni fa, il titolo non me lo ricordo esattamente, ma se mi scrivete ve lo dico, qualcosa tipo Populisme d'abord o una roba alla francese, che spiega queste cose, è pieno di analisi statistiche interessantissime. Io credo che i fattori culturali, i fattori economici sono legati, sono praticamente codeterminati, se volete, da tutta questa storia, e che probabilmente la caduta dello schema di Bretton Woods e la caduta successiva della regolamentazione finanziaria ad opera di Clinton e di Greenspan siano le determinanti della crisi finanziaria, che a sua volta è la determinante, tra le altre cose, del crollo dello Stato. Non è uno Stato, dell'ordine liberale che stavamo dicendo. Allora, qual è la conseguenza di questa disintegrazione di cui stiamo parlando? L'assenza di accordi, cioè il fatto che ogni paese va per sé, come sembra alle volte di vedersi leggendo i giornali, la mia risposta è no. La risposta di questo convegno è no, perché a fronte della disintegrazione dell'ordine globale liberale ci stanno emergendo accordi regionali, che possono o essere legati, come diceva Armao, dal territorio, dagli interessi, certamente, o anche essere legati appunto da dei legami che travalicano il territorio, che sono squisitamente economici, no? Per cui ci sono degli interessi economici che tengono insieme. Per chi si diletta di queste cose, io in tutta la mia prima fase della vita accademica ho lavorato sulla teoria dei giochi, nella quale in presenza di esternalità, e qui stiamo parlando di externalities naturalmente, una coalizione globale è impossibile, ma si va piuttosto a delle sottocoalizioni tenute insieme dalla forma dell'esternalità, dalla forma delle funzioni di reazione, eccetera, eccetera. E questo lo stiamo vedendo sul trade, lo stiamo vedendo sulla tecnologia, pensate ai rapporti Stati Uniti-Cina, ma anche Europa sul campo del 5G e tanti altri campi del genere. E lo stiamo vedendo proprio in questi giorni sul clima. Non riesce a fare un accordo globale sul clima, riesce a fare delle sottocoalizioni come l'Europa della von der Leyen, piuttosto che gli stessi cinesi, che sull'elettrificazione del trasporto sono più avanti di tutti gli altri del mondo, no? Queste cose funzionano in questo modo. Allora, questo sistema, e qui concordo, se ho capito bene quello che dicevi con te, questo sistema va capito e va gestito, piuttosto che sperare che siamo in un ciclo e che il sistema torni sulla media. Sono le serie statistiche più elementari che sono mean reverting, non queste grandi variabili storico, politiche, geopolitiche, eccetera. Quindi io credo che il futuro ci imporrà di gestire, futuro prevedibile, ci imporrà di gestire queste coalizioni, chiamiamole così, regionali, che sono state l'oggetto di questa conferenza. Dopo ne abbiamo sentite di interessanti e di molto distanti da quelle di cui mi occupo io, da economista piuttosto che da banchiere. Ci abbiamo sentito quella in Medio Oriente, abbiamo sentito quella intorno ai temi russi, abbiamo sentito altre cose, ma il meccanismo logico è lo stesso, cioè un mondo che si frammenta, ma che io non credo si disintegri in forma completamente atomica, e questo lo vediamo. Un'ultima parola sulla Via della Seta, questo perché io mi sono trovato per un motivo totalmente imprevedibile, essendo nel board, in uno dei tanti board della Banca Centrale Cinese, tra i firmatari originali di questo progetto all'inizio. Quello all'inizio era un progetto come le vie consolari romane. Loro volevano, i cinesi volevano, e hanno fatto un commitment di 800 billion, comprare dei punti nevralgici
da loro a noi, il porto di Trieste è l'ultimo, le reti energetiche e così via, nella convinzione che queste infrastrutture avrebbero portato egemonia, fatemi passare il termine, o imperialismo. Era una visione un po' imperialista. Non è una coalizione, non aveva niente della coalizione, aveva qualcosa della mossa unilaterale, come quella che in molti campi fanno gli Stati Uniti in maniera totalmente unilaterale a loro volta. Quindi io credo nel multilateralismo regionale in un mondo che sembra disintegrarsi completamente, ma probabilmente non ha nessun interesse a disintegrarsi completamente, e credo che dovremmo continuare a seguire questi temi con molto interesse, perché anche dentro i multilateralismi regionali ci saranno tantissime asimmetrie, ci sarà chi vince e chi perde, non certamente che andiamo tutti in vacanza insieme. Grazie. Grazie a Domenico Siniscalco e agli interventi che lo hanno preceduto, nonché alle relazioni che hanno segnato questa giornata. Non c'è dubbio che la crisi di fronte dell'ordine liberale, di fronte alla quale noi ci troviamo, nasce dalla crisi di legittimità degli Stati nazionali. E non c'è dubbio che la crisi di legittimità degli Stati nazionali nasce dalla dinamica tribale e clanica che aggrega attorno a interessi specifici dei gruppi che hanno legittimità alternativa agli Stati nazionali. Lì dove gli Stati nazionali falliscono di proteggere, e uso i termini che voi avete adoperato, i cittadini, che sono termini che io condivido, del scenario, ovvero la globalizzazione che lascia il campo alla rivalità globale fra USA e Cina nel prevalere nelle altre tecnologie, e l'indebolimento simultaneo degli Stati nazionali e segnatamente le democrazie nel rispondere alla necessità di protezione degli individui da diseguaglianze economiche, migranti e cambiamenti climatici. Io credo che una risposta, come diceva Spadolini, presbite, ovvero capace di guardare lontano, sia quella che è venuto dai vostri interventi e segnatamente da quest'ultimo intervento di Domenico Siniscalco, quando lui dice si tratta di creare delle coalizioni fra Stati attorno a questi argomenti. Questo è il vero punto. Il mio punto è: saranno gli Stati nazionali in grado di rispondere a queste tre emergenze, diseguaglianze, clima e migranti, e sapranno crearsi delle coalizioni fra Stati attorno a politiche organiche e risposte innovative su questi tre fronti? Questo è il vero punto, cioè se la capacità e la possibilità di creare un nuovo o nuove alleanze regionali con protagonisti gli Stati nasce però, attenzione, dalla capacità degli Stati di elaborare delle risposte concrete e molto efficaci per proteggere gli individui su questi tre terreni. Se le risposte non ci saranno a livello teorico, chiaramente gli Stati falliranno, i clan prevarranno e della globalizzazione non resterà nient'altro che un patchwork. Detto questo, come una piccola sintesi dei vostri pregiatissimi interventi, io aprirei la possibilità di interventi da parte del pubblico. Con interventi vostri. Prego. Ci stringesse un po' tardi a parlare. Sì, tutto. Sono Luigi Einaudi, comincio per rispondere alla domanda fatta da Virginia Mazza, che forse mi permette di dire due, spero, rapidissime parole. Io sì, e sono stato studente di Huntington, nel senso che è stato professore in una mia classe, non siamo mai stati d'accordo, ma nel 93, quando lui ha pubblicato per prima volta il suo articolo su Clash of Civilizations, io ero direttore del Policy Planning Staff del Dipartimento di Stato, ero infatti in interino
perché l'attuale direttore, che era un tipo politico, aveva altre cose da fare. E io ho invitato Huntington a venire a riunirsi con noi. E lui ci ha spiegato essenzialmente che il mondo era cambiato e che noi avevamo un solo ruolo, che era di essere difensori di una nuova crociata protestante contro il mondo degli infedeli. E io sono rimasto un po' allibito e ho dovuto rispondergli che mi aveva offeso e che ero ben poco contento di averlo invitato. Non ci siamo mai più parlati, ma adesso spiego il perché vedo gli Stati Uniti come il più grande problema contro la possibilità di mobilizzare nuovi regionalismi multilaterali. Il primo è che gli Stati Uniti sono stati, in un certo senso, dopo la Seconda Guerra, la base del nuovo sistema internazionale. Ma era un'elite americana di allora che è scomparsa. Era un'elite anche un po' come quella alla quale, della quale abbiamo parlato prima oggi, quando si diceva dell'elite europea che voleva costruire l'Europa, senza parlarne troppo perché il popolo ancora non ne capiva. Roosevelt, che era un internazionalista, parlava lingue, conosceva l'Europa, eccetera, aveva nascosto sempre le sue posizioni per capire che bisognava trascinare il paese e avere l'appoggio del paese, perché sennò le cose non funzionavano. Siamo arrivati a un punto dove Huntington è stato, in un certo senso, un precursore di Trump, dicendo e spiegando una serie di cose che facevano degli Stati Uniti il nemico di tutti gli altri. Ed è una cosa molto, molto brutta, specialmente dato il peso degli sforzi americani di aiutare gli altri, perché per un certo periodo dopo la guerra avevano capito che bisognava cercare l'interesse nazionale nella collaborazione con gli altri, e questo l'hanno perso. Ed è una cosa terribile, perché il mondo, anche questa è una cosa che abbiamo visto oggi, si è complicato in un modo inimmaginabile. Un po' è forse che noi elite di ogni paese non sapeva che cosa passava nel mondo, perché vivevamo nel nostro piccolo mondicino, ma un po' è anche che la tecnologia, tutto ha permesso, anche le ideologie hanno permesso alla gente di dire: ma anch'io ho diritti, e perché non me li soddisfate? Va bene, torniamo all'altro aspetto. La responsabilità dell'incarico mi obbliga a fare rispettare i tempi anche ai padroni di casa. Sì, faccio. Grazie. Grazie. No, è semplicemente questo, che gli altri e le altre organizzazioni multilaterali si sono molte volte abituati ad aspettare agli americani e certe volte a non accettare responsabilità proprie. Perché anche qui un mondo multilaterale non vuol dire che gli americani sono intelligenti e dividono le cose, vuol anche dire che i piccoli sanno fare loro le loro cose. E qui allora è importante che l'Europa si sappia difendere, che i latinoamericani trovino qualche modo di contrarrestare il razzismo americano, che i paesi asiatici vicino a Cina, che dipendevano di sistemi non solo si sveglino, come l'ASEAN pare, da quello che abbiamo sentito oggi, essersi svegliata, ma che i cinesi propri capiscano, forse come stanno capendo nel caso adesso di Hong Kong, che non possono imporsi più che tanto, e che allora le cose debbono cambiarsi. E quel momento è un momento enormemente difficile per tutti noi, specialmente per noi, l'ambassatrice Honoré ed io, che abbiamo passato la nostra vita non pensando,
cercando di pensare, certo, ma cercando di attuare in questo mondo matto. È molto difficile e bisogna imparare a sapere e soprattutto ad ascoltare, perché se vuoi che qualcun altro lavori con te, devi ascoltare. Grazie mille. Un minuto. Dobbiamo compensare i tempi. Prego. Mario Tellò, sono stato relatore questa mattina. Volevo rispondere alla signora Mazza dicendo che Trump non è stato l'inventore del populismo sovranista, è stato un acceleratore, è stato una conseguenza anche di un processo molto più complesso che è stato ripreso da altri qui e che continuerà oltre Trump. Cioè quello che è morto, secondo me, non è il liberalismo e l'ordine liberale, c'è una correzione da fare. È quello che è caduto è il modo degli Stati Uniti di interpretare con effetti positivi per 30 anni e meno negli ultimi decenni questo stesso ordine liberale da un punto di vista egemonico. Per varie ragioni interne e internazionali questa epoca è finita. Questa epoca è finita e quindi si apre una prospettiva che o si va verso la frammentazione e la power politics oppure si. E abbiamo lanciato un'agenda di ricerca che spero che molti giovani seguano perché è legittimata, io vivo a Bruxelles, è legittimata nell'accademia di tutto il mondo ormai, un'agenda di ricerca sul regionalismo nel mondo. Molinari la chiama una coalizione di stati, è qualcosa di più di una coalizione di stati perché ci sono network della società civile e ci sono relazioni tra le regioni. Ad esempio l'accordo Unione Europea-Mercosur, Unione Europea-ASEAN, Unione Europea-Giappone, Unione Europea-Corea, Unione Europea-Canada, eccetera, eccetera. Questo rivela, lo diceva Siniscalco, una nuova dimensione, non solo delle regioni come attori internazionali, ma dell'interregionalismo come feature, struttura permanente della governance mondiale, come via per riabilitare e ravvivare i valori del liberalismo indipendenti da una potenza egemonica, cioè quindi con una leadership collettiva. E lì si tratta di cercare alleati e di vedere se le organizzazioni regionali possono diventare soggetti politici. E qui c'è l'intervento ottimo di D'Astoli, con cui io condivido, tutto tranne un punto. È vero che la Germania ha detto no all'aumento delle risorse, perché lui dice come si fa a fare se non si hanno le risorse, 1%, ha ragione, la Germania ha detto di no, però tieni conto anche, prima cosa, che nel quadro della Brexit la Germania porta i suoi pagamenti, i suoi contributi al bilancio europeo da 15 miliardi annuali a 21, quindi non è facile per Scholz tornare in patria e dire sapete che cosa, non aumentiamo solo di 6 miliardi, ma aumentiamo di 20, cioè questa è una prima. La seconda è che bisogna mettersi in testa definitivamente che le risorse del progetto europeo non passeranno purtroppo, come speravamo, dalle risorse autonome di quel tipo, ma dal coordinamento dei bilanci nazionali, dal coordinamento europeo dei bilanci nazionali attraverso guidelines europei, come si sta facendo nell'Unione per la Difesa, nella politica della ricerca, cioè questa è la strada realistica per l'Unione Europea di domani, che non è la strada federalista, purtroppo, ma è questa la strada reale. Un coordinamento dei bilanci e, in secondo, un partenariato tra pubblico e privato. Quindi il piano di infrastrutture, che tu dici giustamente, deve avere una chiave nel partenariato col privato e nelle alleanze, perché c'è una convergenza possibile sulla base di reciprocità e di chiarezza sul rule of law con altri progetti, quello della Belt and Road cinese, è un tema su cui noi studiamo, ci sono tanti che ci lavorano, è un punto di possibile convergenza. Cioè la strada non è così nera, il quadro non è così nero. Sempre ottimisti, sempre ottimisti. No, prego. Il risultato di ricerca. Il microfono. Su un piano un po' più teorico, una cosa intanto volevo chiederti. Tu hai detto che è aumentato il peso della spesa pubblica, mi chiedo se in quell'aumento tu calcoli anche la spesa pensionistica, perché allora una dimensione di aumento importante tra 70 e oggi potrebbe essere il grosso invecchiamento
della popolazione europea, o scusa, dei G7, e quindi quel dato che, perché mi interessa l'aspetto numerico, quel dato potrebbe essere, no, in qualche modo sporcato dal fatto che siamo passati da un sistema di paesi ricchi che aveva un'età media, la sparo perché non è mestiere mio, di 40 anni a un sistema che ha un'età media di 60 anni, quindi c'è un'incidenza pensionistica. Perché ti dico questo? Perché il punto, che era quello che cercavo di dire, che ho detto oggi molto di sfuggita, e devo ringraziare lui per il discorso che facemmo un anno fa col libro, e anche te per i discorsi che ci facemmo, e proprio che cosa spendi, cioè per fare che cosa spendi, no? Che era un po' il richiamo all'aspetto ordoliberale, accanto all'aspetto neoliberale, quindi il peso delle idee, perché nel sistema ordoliberale non c'è quella contrapposizione netta che è fasulla, secondo me, tra Stato e mercato, e quindi non c'è neanche questa cooperazione tra pubblico e privato che è altrettanto ideologica, non esiste, cioè che non c'è più una distinzione netta, mi spiego. Quando parlando con l'ambasciatore Einaudi, e poi il punto che diceva Fabio Armaus nel suo intervento, cioè nel momento in cui una parte importante delle decisioni assunte, ne parlava anche Gabusi sulla Silk and Road, e chi ha parlato di Africa, non mi ricordo più il cognome, una parte importante di decisioni che hanno una rilevanza, diciamo, non solo economica ma anche politica, vengono presi in maniera privatistica, gli avvocati rappresentano le parti, non hanno minimamente in mente un interesse generale, perché sennò non è un buon avvocato. Quindi nel momento in cui molta della dimensione che in cui la norma, che dovrebbe essere pubblica, quindi farebbe la netta distinzione tra pubblico e privato, la norma c'è perché c'è il Leviatano, se non c'è il Leviatano non c'è più neanche pubblico e privato. E se c'è una cosa che è emersa, secondo me, in questi 30 anni, è proprio questa attenuazione della differenza pubblico e privato. Ecco, tu dicevi l'OICOS, no? Cioè, questo è un punto molto importante, e mi permetto di dire, va benissimo la ricerca empirica, per carità di Dio, ma mi sembra che siamo senza categorie, perché dobbiamo sapere che cosa cercare. Io credo che un lavoro molto proficuo con gli economisti in questo momento proprio, e che noi politologi, se ci interroghiamo sulle categorie, sulle domande di ricerca, per così dire, poi abbiamo bisogno di fare una verifica empirica, appunto tu mi dici 40%, io dico ma potrebbe essere questo, mi dici no, non è questo, è quest'altro, cioè, questo è l'elemento. Ultimissima cosa, volevo prendere il punto che hai detto tu, ma che hai detto Maria Calculi su questo, finisco subito, scusate, ma mi ha colpito. Dannazione, che era ideologia, strategia e etica, no? questo triangolo, se ricordo bene, per spiegare questo asse medio orientale. Mi ha colpito molto perché questo mi spiega, per esempio, fa capire meglio a me perché Rouhani va all'Assemblea delle Nazioni Unite a proporre un piano di pace per il Medio Oriente che è evidente che verrà bocciato perché non ha una coalizione internazionale su questo. Ma il proporlo e paradossalmente il farselo bocciare mette in evidenza quel discorso, cioè, si capisce nella logica che tu ponevi, perché è importante il farlo è già un obiettivo, il proporlo è già un obiettivo. Questa cosa credo che sia una cosa interessante. Finisco solo dicendo, appunto, a me sembra che in questo momento è ovvio che il liberalismo non è mai morto. Mi è una grande discussione con un mio carissimo amico che dice sempre sono liberale, mi cita Giusto Amil, cioè liberale è una categoria come l'elastico delle mutande, no? Cioè, c'è dentro di tutto, anche i neoliberali sono convinti di essere liberali, benissimo, ma il punto è proprio quell'assetto di ordine, e io capisco e penso che abbiate ragione, che c'è una dimensione regionale che in qualche modo per resilienza, no, i pezzi del sistema tenteranno di organizzarlo, è ovvio, cioè perché il costo di exit è altissimo il costo di exit, perché l'interdipendenza economica resta, l'interdipendenza finanziaria resta e via discorrendo, quella climatica non ne parliamo. Però il punto è, attenzione a non buttare via il potere della finestra nascondendolo sotto il regionalismo, perché nel momento in cui noi abbiamo comunque dei sottosistemi che possono essere fatti da stati non stati, che possono essere regionalmente contigui, regionalmente discontinui, che possono essere operati da attori materiali e immateriali, tutto quello che volete voi, ma non è che il conflitto sulla gerarchia dei valori, gli interessi che vengono soddisfatti per prima, chi vince, chi perde, chi paga, no? Cioè chi paga il conto finale, cessano. E come li regoli?
in assenza di un sistema che si pretendeva globale, quindi fissava un chiodo a cui attaccare il quadro. Poi tu potevi dire storto, bello, brutto, ma c'era un'idea. Se non c'è questo, il rischio che anche un assetto di sistemi regionali porti a una, paradossalmente, nel breve magari è una buona toppa, ma come questi si consolidano rischi di arrivare per altre vie allo schema antintontiano, non per necessariamente di civiltà, non è questo il punto, ma sottosistemi che si consolidano ma che sono, che a quel punto si scontrano perché gli interessi non sono componibili se non c'è un punto comune su cui comporre gli interessi, in nome di che cosa? Queste sono cose che secondo me dovremmo interrogarci, ed è la sfida per noi politologi di stare sulla teoria politica in questo momento, accanto alle ricerche, giustamente, in più che ci mancherebbe altro, ma sulla teoria politica, perché se no non abbiamo le domande di ricerca, se no non ci chiediamo le cose giuste, cioè ci chiediamo cose che sì, sappiamo rispondere magari, ma non sono le domande che ci aiutano a uscire da questa situazione. Io sono gramsciano su questo, per cui l'ottimismo della volontà ce l'ho sempre, però la ragione deve essere. Grazie per il suo intervento. A questo punto io darei a ognuno dei nostri panelisti un minuto e mezzo per concludere. Grazie. Allora, intanto, d'accordo con Siniscalco, non si torna indietro. Io credo più nella spirale che nei cicli della storia, per cui ci possono essere dei ritorni all'indietro, ma ad un livello diverso. Che si possa tornare al vecchio ordine liberale non ci credo assolutamente, perché non si può tornare indietro dalla globalizzazione. La situazione è molto più complessa. Se non vi piace l'idea del World Wide Web, pensate al vetro infrangibile che viene colpito da un sasso. Si scheggia ma non si rompe. Non c'è anarchia, c'è una logica, ma questa logica è difficilissima da capire. Allora va benissimo il rafforzamento di quelle istituzioni regionali, eccetera, ma attenzione al collegamento tra quelle istituzioni e il territorio. Cioè come quelle decisioni poi vengono trasmesse, se vengono trasmesse, al territorio. L'ultimo punto, perché i clan in senso molto lato hanno così successo? Perché danno identità. Allora, lo Stato e le democrazie in particolare hanno fallito in maniera colossale dal punto di vista comunicativo, cioè non hanno investito nella comunicazione dei valori. Non parliamo delle istituzioni transnazionali. L'Unione Europea non è una comunità immaginata, per usare il concetto di Anderson, non lo è mai diventata. Il clan sì. Che sia un gruppo economico, che sia un gruppo politico, e purtroppo hanno questa capacità di offrire identità, che sia una gang giovanile o che sia il caminetto, che sia il giglio magico, è questo oggi che dà identità. O allora o le istituzioni, anzi soprattutto oggi quelle sovranazionali, investono in comunicazione, investono nel costruire cultura, perché la dimensione culturale è assolutamente fondamentale, o altrimenti sono destinate alla sconfitta. Grazie. Dastro. No, volevo dire soltanto a Telò che intanto quella è una posizione negoziale. Io ho partecipato a 20 anni di negoziali fra il Consiglio e il Parlamento, e quindi si parte da una posizione negoziale, poi bisogna vedere cosa si conclude. Se ci sarà un no deal, il no deal lo pagheremo tutti, non soltanto la Germania, anche l'Italia pagherà le conseguenze dell'uscita del Regno Unito, quindi lo pagheremo tutti. Però questo non vuol dire che non c'è la necessità di avere un bilancio più ambizioso, a parte la questione del partenariato privato. Quindi si parte con un negoziato, poi vedremo alla fine come si arriverà alla fine del negoziato, ma quella di Scholz è una posizione iniziale. Anche i tedeschi dovranno, io sono sposato da 30 anni con una tedesca, normalmente quando gli dico qualcosa lei mi dice sempre no, e mi ha spiegato una volta che mi dice no perché se mi dicesse sì non ci sarebbe dialogo, dice io ti dico di no così si apre una discussione, e poi alla fine mi dice alla fine come sai ti do ragione a te, diciamo, quindi sono abituato in qualche modo a negoziare con i tedeschi. Grazie. Viviana Mazza. Il fatto che il 50% degli studenti hanno fatto l'Erasmus e questo ha formato, io sono una studentessa Erasmus, peraltro, tanti anni fa ormai, però poi mi sono ritrovata nel nostro lavoro come giornalista a intervistare personaggi come Steve Bannon, a parlare con, ad andare in Iran e seguire l'accordo sul nucleare e poi vederlo, diciamo, alcuni
non ci hanno mai creduto, altri invece pensavano che fosse una buona idea vederlo fatto a pezzi. Insomma, non è semplicemente che uno non crede nell'Europa, in questi progetti, è che poi hanno un percorso, no? In Europa noi abbiamo pensato, vabbè, l'Europa, vediamo che cosa farà quando Trump esce unilateralmente dall'accordo sul nucleare, che cosa ha fatto l'Europa. Quindi sono i fatti, come dicevi anche tu, che poi forse non so se soltanto su quei tre temi o su anche altri, però sicuramente poi alla fine le persone vogliono immaginare, vogliono credere, vogliono anche un po' vedere i risultati. E volevo, se posso, chiedere al professore Evangelista di rispondermi su Biden, perché Biden non sarebbe meglio di Trump, però questo me lo devi dire tu se c'è questo tempo. Ugo Beniz. Ok, io ho moglie libanese, eppure lei dice sempre no, quindi ci dobbiamo scambiare appunti. È una questione di genere, non geografica. Comunque, no, questo is well taken. Non so che percentuale c'è della spesa per pensioni, ma chiaramente spiega parte. Non penso che spieghi tutto il trend, ma spiega parte di questo. Però il mio punto, che era più lungo le linee di quello che ha detto Domenico Siniscalco, che è difficile trovare una spiegazione unica per questi fenomeni, perché tutte queste spiegazioni interagiscono. Io abito in Svizzera e se uno cerca di se guarda come votano gli svizzeri nei referendum, è difficile spiegare, perché c'è il paesino nell'Appenzello che non ho mai visto un migrante, dove non c'è disoccupazione, non c'è, e dove hanno sussidi enormi dal centro, e votano contro tutto. E poi quindi anche lì, se uno inizia a interagire tutte le spiegazioni, alla fine se cerco di fare una regressione, ho più variabili esplicative che osservazioni. Quindi è molto difficile trovare una spiegazione unica. Grazie. La risposta di Viviana Mazza da parte del professore, poi le conclusioni di Domenico Siniscalco. Grazie. Io ho parlato di Joe Biden quando Viviana Mazza mi ha dato la domanda, perché Joe Biden, secondo me, è un simbolo del punto di vista che dice che è a colpa Trump per tutti i problemi domestici internazionali del mondo, e solo quando lui è sconfitto nelle prossime elezioni possiamo tornare indietro e tutto sarà benissimo. È falso, perché qualcuno ha votato per lui, per esprimere la insoddisfazione per la situazione economica, la diseguaglianza, i problemi del commercio, del trade. E Biden ha votato per NAFTA, per TPP, eccetera. Lui ha votato per la guerra in Iraq. Lui fa parte del problema per cui Trump era la reazione, secondo me. Molto interessante. Sì. Grazie professore. Domenico Siniscalco. Grazie. Non riassumo niente, perché farebbe torto alla bontà della discussione. Dico solo tre cose rapidamente. Primo, è vero che la crisi è quella dell'ordine liberale a trazione americana. È la crisi di Bretton Woods, difatti, dove la trazione era americana per i soldi e inglese per il cervello. C'era Keynes, c'era White, vi ricordate come prende forma? E quindi, e perché succede? Succede, come più volte ho discusso in altri momenti con Maurizio, perché ci sono grandi pezzi della società americana che vengono penalizzati dalla globalizzazione. Tutta la popolazione, dalla globalizzazione e dalla tecnologia. Tutta la zona degli Appalachi, ce ne sono tanti. Ho visto a Chernobyl la settimana scorsa Hillary Clinton che ancora dice: io ho vinto il voto popolare per 4 milioni di voti, ho perso, e ha rifatto l'analisi del voto di 4 anni fa. Punto. L'Unione è una coalizione regionale. Peccato
che è come se tu mettessi tutti gli ingredienti sul tavolo ma senza cuoco. In che senso? È un progetto tecnocratico, certamente, pensate al piano dell'oro, però poi, come diceva Viviana, ci sono stati dei pallidi tentativi di creare una classe di giovani con l'Erasmus, pallidi perché poi sono finiti i soldi molto in fretta, o per tante altre cose. Quindi io ho la sensazione che se tu metti tutte le cose di fianco, tutti i campioni di fianco, non fai una squadra di calcio, tutti gli ingredienti di fianco, non fai della buona cucina, manca tutto quello che abbiamo detto che mancava, e soprattutto manca la capacità di ispirare i nostri lettori. Quando tu senti l'Inno alla gioia di Beethoven, la gente pensa a Beethoven, non pensa all'Europa, no? Mentre invece tu senti l'Inno di Mameli, che non è grande musica, però sai benissimo che è l'Inno italiano, quindi... Ultimo, nella creazione di queste coalizioni insieme ai vari ingredienti, che è una cosa molto difficile da mettere assieme, per la quale il periodo dal 1960 a oggi dell'Europa è un periodo breve, storicamente, no? Non è un periodo, non è che si fanno le cose in due minuti, però non dimentichiamoci il settore privato, perché il settore privato non soltanto nel partenariato, tanto un gioco tra stati, ma un gioco tra paesi, che è una cosa abbastanza diversa. Finisco qua, vi ricordo che domani...